e sono una bella estate. Sì, sì. Sono meduse che sono innocue. Sì. Possono ospitare nel momento in cui l'acqua non è sana, come in questo momento. E da questa mattina i pescatori sia di Capoiale che di Foce Varano hanno bloccato con una barriera fatta con le loro imbarcazioni l'ingresso e l'uscita alle due foci che collegano il mare Adriatico alla laguna di Varano. L'agonia continua, che sta succedendo? Lo chiediamo a Gianni. Ci terrei a specificare che il consorzio ha a cuore la salvaguardia dell'ecosistema, la salvaguardia della laguna. La laguna è un sistema molto fragile e in questo momento con le foci sia di Capoiale che di Varano completamente ostruite dai sedimenti di sabbia, perché stiamo parlando di un dragaggio che ormai viene a mancare da 5 anni, sta soffocando, stanno sparendo parecchie specie di pesce, i mitili ormai non li riusciamo più a gestire perché muoiono e stiamo in totale crisi e disagio. Il minimo che possiamo fare adesso è chiedere i danni, ma non è questo che sanificherà il lago e ci sistemerà la laguna. Perciò abbiamo bisogno appunto che questi messaggi arrivano alla regione, arrivano a uno Stato, arrivano anche all'Europa, perché qui abbiamo un ambiente fragile, una risorsa da salvaguardare e una risorsa da tutelare. Noi da soli non ce la facciamo, abbiamo fatto parecchie manifestazioni dove lungo la costa est e sud abbiamo raccolto un sacco di purtroppo plastica e quant'altro, insieme anche alle amministrazioni di Schitella, insieme alla protezione civile. Quindi voglio dire, in qualsiasi modo noi manifestiamo che abbiamo a cuore la risorsa. Ma è colpa solo del caldo, delle temperature eccessive o c'è dell'altro? Questa situazione è cominciata con un fenomeno naturale e come qualsiasi fenomeno naturale non si sa mai cosa, dove ci si arriva e cosa c'è da aspettarsi. In questo momento però, con comunque l'aumento degli abitanti qui, perché ovviamente ci sono turisti e quant'altro, i depuratori probabilmente non ce la fanno a sufficienza a depurare l'acqua e abbiamo appunto visto e notato tramite l'ARPA le ultime rilevazioni fatte all'11.07 che si sono sviluppati dei cianobatteri. Quindi caldo, fenomeni naturali, più ovviamente acque magari non giustamente depurate, siamo arrivati ormai allo sbaraglio, siamo all'apice di un disastro. Questa oggi è una manifestazione pacifica, noi del consorzio e dei pescatori di Schitella stiamo bloccando il canale perché sia una protesta che arrivi là dove deve arrivare. Grazie a tutti.